Bentrovati a tutti gli amici di Saiuz Web Network, osservatorio antimafia ancora con voi, in compagnia di Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Come sempre salutiamo la regia centrale di Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti Ciao Rosario. quanti. Ciao. E salutiamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, al quale passiamo subito la linea per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella Entronò, un saluto anche a Ugo Lombardi che vedo con te in studio a Bari e naturalmente un saluto anche a Rosario Moreno alla regia centrale in Treviso. E quindi arriviamo a Venezia, ecco, chiudiamo il cerchio e andiamo con delle news di aggiornamento. Iniziamo con i profughi. L'Unione Europea ha finalmente capito l'urgenza dando una risposta globale a un'emergenza drammatica, così Mogherini, capo della politica estera dell'Unione Europea, presentando l'agenda per l'immigrazione. È stato un lavoro di squadra. L'Europa ha fatto passi da gigante. L'obiettivo finale è risolvere il problema alla radice. Aumenterà l'impegno nella gestione dei conflitti, ma è necessaria la collaborazione con i paesi di origine. Serve agire prima che le persone arrivino alla Libia. Scusate, dalla Libia. Vanno smantellati i trafficanti, ha concluso Mogherini. Vediamo altre notizie che ho preparato qui in redazione. Parliamo di scuola lavoro. Già avevamo anticipato qualcosa nella trasmissione precedente delle ore 18:30. E dunque, vediamo di completare questo discorso. Il Premier Renzi illustra in un video del governo la buona scuola e spiega che l'obiettivo è ridurre il 44% della disoccupazione giovanile. La cosa più urgente è l'alternanza scuola-lavoro perché c'è stato un crollo totale di occupati e un aumento impressionante della disoccupazione giovanile, un dato tra i peggiori in Unione Europea. Più soldi agli insegnanti e non meno, e non solo perché da lì dipende l'autorevolezza sociale, ma perché è un fatto di giustizia. Così Renzi spiega il senso dei 500 euro l'anno ad ogni insegnante. Nella riforma chiediamo di studiare più storia, arte, musica e lingue. Ci vorrebbero, chiude, più ore di latino. Andiamo all'estero perché ci è arrivato, poco prima di andare in onda, un aggiornamento delle news per quanto riguarda il deragliamento del treno. Sono 7 morti nel deragliamento del treno Amtrak sulla linea Washington-Nova York alle porte di Filadelfia. Sono 140 le persone in ospedale per controlli, alcune in modo serio, altre con ferite meno serie. Indaga l'FBI che al momento esclude l'ipotesi terrorismo. Pare che il disastro sia stato provocato dall'eccessiva velocità. Si cercano altre persone intrappolate tra le lamiere. Sul treno viaggiavano, lo ricordiamo, 238 passeggeri e 5 membri di equipaggio. Molti i vagoni distrutti o rovesciati su un fianco. Una catastrofe. Non ho mai visto niente di simile in vita mia, ha detto il sindaco di Filadelfia, Michael Nutter. Ed è tutto per le notizie qui da Venezia. Vi restituisco la linea per spazio aperto, salutando anche il collega e innanzitutto amico da parecchi anni Lorenzo Baldo, a cui auguro un buon lavoro. Grazie Massimo. Grazie Massimo Bonella che ha avuto anche modo di introdurre l'ospite di questa sera di Osservatorio Antimafia. Abbiamo il piacere di avere con noi il vice direttore della testata giornalistica antimafia2000.com, con la quale questa trasmissione naturalmente collabora. Ed è Lorenzo Baldo. Benvenuto Lorenzo. Buonasera Antonella, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che il tempo a disposizione non è moltissimo, visti i tuoi tanti impegni, ma insomma cercheremo di dare le giuste informazioni. Allora, Lorenzo, facciamo subito riferimento all'articolo pubblicato il 7 maggio, scritto da te e da Aaron Pettinari, che è stato nostro ospite durante le puntate precedenti. Processo trattativa Vito Galatolo su attentato di Di Matteo a apparati dello Stato dietro a Messina Denaro.
processo trattativa Vito Galatolo nelle carceri, visite continue dei servizi segreti e di uomini del ROS. Insomma, è un articolo che vede svariati sottotitoli. Vuoi Lorenzo farci un po' il sunto, mettendo in luce i punti salienti di quelle che sono state le dichiarazioni di Galatolo? Come no, certamente. Ma questa cosa secondo me va analizzata nella sua peculiarità, nel senso che siamo un paese nel quale assistiamo a un processo come quello sulla trattativa Stato-mafia, nel quale appunto un pentito, il figlio del boss dell'Acqua Santa, Galatolo, racconta praticamente il progetto di attentato nei confronti del PM Nino Di Matteo. Spiega che il progetto addirittura era legato a entità esterne, perché addirittura fa riferimento a un artificiere che il Matteo Messina Denaro avrebbe messo a disposizione e che di fatto era esterno a Cosa Nostra. Quindi se noi cominciamo a mettere uno dopo l'altro i fatti che questo collaboratore di giustizia racconta, ce ne sarebbe, diciamo, da caponare la pelle, e dovrebbe essere attenzionato da tutti i media più importanti. Ecco, noi assistiamo al contrario. Praticamente in questa udienza abbiamo ascoltato queste dichiarazioni importantissime, come dicevo, abbracciano, diciamo, argomenti attualissimi, perché il progetto di attentato nei confronti di Nino Di Matteo è ovviamente, lui ne comincia a parlare pochi mesi fa. E cosa succede? Che nel momento stesso che questo pentito comincia a parlare di questo attentato al magistrato più protetto d'Italia, si scatena praticamente l'offensiva al contrario. Succede che il pentito viene messo, diciamo, la sua attendibilità viene messa in discussione. Le stesse sue dichiarazioni, il fatto stesso che lui coinvolge Matteo Messina Denaro quale ideatore di questo progetto di attentato, viene a sua volta messo in discussione, perché appare una cosa poco verosimile che Messina Denaro possa essere colui che voglia dare l'input definitivo a dare il via libera praticamente per questo attentato, quando tutto questo si collega comunque alla condanna a morte di Totò Riina, quella famosa condanna a morte contro Di Matteo captata nel carcere di Opera durante l'ora d'aria col suo compagno, diciamo, di ora d'aria appunto. Quindi dicevo prima, mettiamo insieme i pezzi e ci accorgiamo che c'è uno scenario agghiacciante di un paese nel quale si sta parlando di un attentato che si dovrà fare. Ecco, io mi domando, e sembra una domanda retorica ma è reale, in quale altro paese civile noi assisteremmo a una simile dichiarazione di intenti e, diciamo, non scatta nessun tipo di reazione da parte del potere politico, del potere della magistratura? Ecco, qui in Italia è esattamente il contrario. Praticamente noi assistiamo a l'imbavagliamento del pentito senza nessun mezzo termine. Praticamente si cerca di imbavagliarlo, di fare in modo che la sua credibilità rasenti lo zero. Il potere politico non dice una parola. Partiamo dall'ex presidente della Repubblica Napolitano, che a suo tempo, quando ancora era in carica e già si parlava di questo progetto, non disse una parola. L'attuale presidente della Repubblica Mattarella purtroppo ancora non è intervenuto, e qui devo dire che è una cosa abbastanza inspiegabile, perché non tutti sanno che l'attuale presidente della Repubblica Mattarella ha avuto un fratello ammazzato da Cosa Nostra, Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Sicilia. Ecco, quindi, come dicevo, la politica non dice niente. La magistratura, cioè la stessa categoria alla quale appartiene Nino Di Matteo, anziché proteggerlo, tutelarlo, fare in modo agevolargli il lavoro, fa il contrario. E uno su tutti è quello che, diciamo, che se ne è discusso anche alcune settimane fa, la bocciatura della sua domanda per andare alla DNA, alla Direzione Nazionale Antimafia, a Roma, e poter contemporaneamente lavorare al processo trattativa Stato-mafia. Quindi, vedete, sono tanti aspetti messi insieme che si incastrano con le dichiarazioni di Vito Galatolo. Ora, Vito Galatolo non solo ha parlato praticamente dell'attentato, del progetto di attentato di Matteo, ma ha sistematicamente illustrato le anomalie di quello che lui ha visto all'interno di Cosa Nostra. Appunto, una di quelle era, come dicevo prima, questo artificiere esterno che non doveva essere minimamente attenzionato dagli uomini di Cosa Nostra. Loro dovevano semplicemente limitarsi a sapere che c'era,
non dovevano stabilire nessun contatto con lui, non dovevano parlarci, quindi vi rendete conto che sono anomalie, non c'è una linea logica in questa strategia. Perché? Perché c'è l'ingerenza dello Stato, capite? Quindi diciamo che la cosa che è importante è focalizzare su il progetto di attentato, l'indifferenza del nostro paese in tutte le sue sfaccettature nel senso di istituzioni e le parole pesanti di questo collaboratore, come ad esempio diciamo prima che lui racconta che nelle carceri c'erano visite continue dei servizi segreti di uomini del ROS. Ecco, queste visite non venivano diciamo reportate all'interno di relazioni di servizio, no. E quindi tutto questo fa vedere uno Stato grigio che chiede, che cerca di bloccare sul nascere future collaborazioni o cerca di indirizzare altre, diciamo, eventuali lo stesso collaborazioni. Quindi sono tutte cose che ci devono far riflettere. Un'altra cosa, ad esempio, lui dice nel 92 il capo mafia di Brancaccio, Graviano, Filippo Graviano, gli dice stai tranquillo che siamo coperti. Ma infatti questa è una cosa che mi ha colpita nella lettura dell'articolo. Mi domandavo questo, siamo coperti, che cosa in realtà intendesse sottintendere, intendesse dire? Allora, in estrema sintesi è una sorta di copertura extra cosa nostra, perché praticamente lui gli dice, dopo la strage di Falcone, lui si incontra con Filippo Graviano a Brancaccio. E questo boss, il boss stragista, peraltro condannato per le stragi 92-93, gli disse a Galatolo che qualsiasi cosa lui sarebbe venuto a sapere doveva stare tranquillo, praticamente, perché dice noi eravamo coperti al 1000 per 1000. E in questo caso si inserisce, praticamente gli dice di lasciar perdere un parcheggio che loro gestivano vicino a Via D'Amelio, perché ovviamente in previsione della strage sapevano che ci sarebbero stati grandi problemi. Però per farvi capire che perché gli dice questa frase siamo coperti, che è una frase paradossalmente che si ritrova in quella lettera che Messina Denaro scrive ai boss di Cosa Nostra per appunto parlare di questo progetto di attentato a Nino Di Matteo, e garantisce questa copertura, che siamo, state tranquilli che siamo coperti. Allora Vito Galatolo ripensa alla frase di Graviano del 92, la ricollega a questa frase nella lettera di Messina Denaro e rabbrividisce, perché fa un parallelismo. Ovviamente se queste coperture Graviano intendeva che non erano di Cosa Nostra ma erano extra, perché Messina Denaro si esprime con la stessa, diciamo, la stessa frase? Quindi ci sono tanti piccoli, diciamo, dettagli che vanno messi insieme. Solo se noi colleghiamo i vari fatti, passato e presente, allora possiamo avere il quadro completo. E Galato lo sta cercando di fare, nonostante, come vi dicevo prima, ci sia un clima esattamente all'opposto, di minimo, diciamo, per usare un eufemismo, di disinteresse. Perché, come sapete, il processo trattativa viene seguito pochissimo dai media italiani. Quando siamo in aula siamo veramente con pochi colleghi e poi non ci sono le grandi notizie su TG. Sono piccole agenzie che così appaiono velocemente, ma non c'è un interesse generale per la verità. Ma proprio per questo la trasmissione Osservatorio Antimafia, diciamo, tenta di dare questo genere di informazione, facendo ovviamente parlare chi le segue da vicino, e chi più di voi, insomma, voi redattori di Antimafia 2000. Sì. Ma ecco, Lorenzo, paradossalmente sì, pare che ci sia da parte di Galatolo la volontà che invece dovrebbe appartenere allo Stato, cioè quella di fare chiarezza, quella di ricomporre i pezzi di questo mosaico per definire i contorni e quindi comprendere chi e in che misura è coinvolto, è stato coinvolto in questa trattativa. E di seguito si parla addirittura del tranello che doveva essere teso nei confronti di Matteo, quando Galatolo dice il petito Cucuzza doveva tirare Di Matteo su Roma perché erano pronti, sì, i Kalashnikov. Quello era una sorta di piano B, praticamente in caso non si fosse riuscito a farlo a Palermo, perché loro avevano studiato diversi posti o vicino al tribunale
o in una località di villeggiatura dove Di Matteo andava spesso, e poi c'era questa possibilità di farlo a Roma con i Kalashnikov. Però lì, diciamo, l'episodio acquisisce un ulteriore aspetto inquietante, perché praticamente avrebbero utilizzato un vecchio collaboratore di giustizia, appunto Salvatore Cucuzza, che aveva aperto un ristorante vicino alla Cassazione, e visto che era malato terminale, praticamente aveva un tumore maligno e stava per morire, l'avevano quasi messo in condizione per dire: adesso fai l'ultimo favore della tua vita a Cosa Nostra, tanto, una sorta quasi di ricatto. Lui doveva praticamente attirare con una sorta di trappola Di Matteo a Roma, dicendo che voleva parlare con lui del processo trattativa Stato-mafia. Avrebbero appunto sistemato i Kalashnikov nel ristorante, nell'appartamento di fronte avrebbero messo altri mafiosi per controllare quando Di Matteo sarebbe arrivato, dopodiché sarebbe scattato l'agguato. Caso ha voluto che il pentito è morto prima, praticamente poco dopo essere stato involucrato in questo progetto criminale, il tumore ha avuto il sopravvento e il pentito è morto. Quindi c'era anche questa possibilità agghiacciante, cioè di prenderlo attraverso una trappola, praticamente. Questo quindi per... in sì. qualche modo l'attentato nei confronti del giudice Di Matteo doveva trovare una sua conclusione, che fosse col tritolo, sì. che fosse con i Kalashnikov, fosse comunque questo magistrato deve essere fatto fuori, perché troppo ha scoperto, troppo polverone sta sollevando, e potrebbero essere pericolose le conseguenze, forse non tanto per la mafia quanto per lo Stato. Sì, paradossalmente fa più paura allo Stato, che allo Stato, diciamo, Stato trattino mafia, piuttosto che a Cosa Nostra in sé, perché di fatto il processo trattativa, se noi guardiamo le pene che possono rischiare mafiosi come Rina e altri, sono di alcuni anni, non sono ergastoli, non sono condannati per stragi. Quindi qualora venisse la condanna, la temono di più gli uomini di Stato, piuttosto, soprattutto più che la condanna in sé, lo Stato ha paura che questi scheletri nell'armadio vengano tirati fuori. Per quello c'è la volontà sistematica di silenziare l'attenzione mediatica attorno a questo processo, stravolgere le dichiarazioni appunto che escono dalle udienze, fare in modo, insomma, che l'opinione pubblica sia anestetizzata, che non viva questo processo come veramente un processo storico e dovrebbe essere seguito in qualsiasi altro paese civile, sarebbe seguito costantemente dai più importanti media nazionali. Invece così non è. Probabilmente, Lorenzo, in un paese civile non ci sarebbe neanche un processo di questo tipo. Ma guarda, sì, diciamo che se uno pensa che un paese civile non dovrebbe avere un tasso così elevato di commistione, di criminalità all'interno delle istituzioni, certo non dovrebbe neanche esistere un simile procedimento penale, evidente. Certo. Lorenzo, sì, sì. Viene da pensare, Lorenzo, una considerazione, diciamo, parlavate prima di mafia-stato. Sì. Sono quelli che appaiono sempre, sono predominanti, sono quelli che sono in prima linea, ma la mafia non Stato trattino dov'è? Cioè, se è vero che c'è un accordo fra mafia e Stato, quelli che non fanno parte di questo accordo dove sono? Ci sono, secondo te ci sono? Ah, cioè tu intendi elementi di Cosa Nostra che non sono inglobati nel patto? Esatto. Ma guarda, sicuramente c'è una nuova Cosa Nostra, diciamo, fatta di boss di prima, diciamo, che non sono più come erano quelli di una volta, che sono abbastanza cani sciolti. Infatti gli investigatori stanno veramente cercando di fare luce su quale sia chi dirige Cosa Nostra, dopo che praticamente i grandi capi sono tutti al carcere o sono morti. È rimasto questo super latitante Matteo Messina Denaro, che però è trapanese, quindi la tradizione vuole che Cosa Nostra non può essere, diciamo, gestita, governata da un non, diciamo, palermitano. Quindi l'ultimo corleonese rimane Messina Denaro, ma della scuola di Rina, però appunto è carente sotto questo punto di vista. Quindi anche nella stessa città di Palermo ci sono diversi cani sciolti, e a volte il timore degli investigatori è che questi possano fare, diciamo, azioni eclatanti, così anche per mettersi in vista. E quindi questo è un po', diciamo, sì. Scusami, Lorenzo,
Questo vale per diciamo i mafiosi, ma per la parte politica che non è collusa con la mafia, dove sono questi personaggi secondo te? Ah, tu dici la parte sana delle istituzioni in questo senso? Esatto. Guarda, mi viene da dire la frase famosa di Luther King, che il silenzio degli onesti è peggio che non l'aggressione dei violenti, perché in questo momento storico la parte sana della politica, delle istituzioni, ha il dovere di schierarsi attorno a Di Matteo, ma purtroppo a volte il silenzio è più forte degli attacchi. Quindi io sono sicuro che ci saranno politici onesti, corretti, che però per motivi svariati, paura o opportunismo o non so che altro, non si schierano a favore appunto di Matteo, così come le istituzioni, perché a partire, come abbiamo detto prima, dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha avuto un fratello ammazzato da Cosa Nostra, a seguire dal Presidente del Senato Piero Grasso, magistrato amico di Falcone, che è stato appunto un procuratore, il procuratore capo, il procuratore della DNA, o la Presidente della Camera, tutti, diciamo, il massimo delle autorità che non si schiera a favore di Di Matteo, perché ricordiamoci, in questo momento il segnale che deve dare appunto l'istituzione nei confronti di Di Matteo è questo, cioè dire: noi siamo con te, tu hai bisogno di lavorare a Roma per staccarti da questo clima terrificante che c'è a Palermo, perfetto, fai il concorso, quel tuo punteggio è sicuro che lo vince. Invece no, cosa succede? Il contrario, viene riconosciuto che il suo punteggio è alto tre volte tanto quello dei suoi colleghi, e guarda caso vincono tre colleghi che hanno appunto un terzo del suo punteggio. Quindi che paese è? È il contrario, capisci? Questa è la parte, diciamo, delle istituzioni che magari non di marcatamente criminale, però con gli atteggiamenti, con le azioni che pone in essere, si mette allo stesso piano dello Stato trattino mafia. Stanare e spubblicare questo silenzio, questo falso silenzio, che significa paura, significa anche spiegare a tanta gente che fa finta di non vedere o di non capire quello che gli sta accadendo. Ed è quello che credo sia prioritario, naturalmente, oltre che rendere pubblici tutte le fasi del processo. Ed è quello che cerchiamo di fare, quello che stiamo cercando di fare. Così come parlare di una caserma che è stata conquistata alla mafia ed è stata consegnata ai carabinieri, credo che sia un piccolo passo di conquista verso un percorso di silenzio nei confronti della mafia. Che ne pensi tu di questa conquista, piccola ma grande conquista? Facciamo naturalmente riferimento, Lorenzo, all'articolo sempre scritto da te e da Aaron Pettinari sulla consegna ai carabinieri della villa di Via Bernini, che è stata covo di Totorina. Sì, ma guarda, Antonella, è stato sicuramente un atto simbolico importantissimo, perché, diciamo, trasformare il covo di Totorina in una caserma dei carabinieri ha un valore altissimo. Resta l'amarezza profonda di, ovviamente, di aver dovuto aspettare dal 93 ad oggi per avere questo risultato, perché ricordiamo benissimo che per quel covo c'è stato un processo per la mancata perquisizione e c'è stata tanta omertà attorno a questa casa, soprattutto da parte dello Stato, perché ovviamente il processo ha assolto Mori Obinu perché il fatto non costituisce reato, nella sentenza si dice non c'è il dolo, anche se i magistrati parlano questa ragione di Stato secondo la quale avrebbero agito appunto i carabinieri del ROS smettendo di vigilare per 18 giorni la villa e facendo in modo che potesse essere ripulita, ritinteggiata, tanto che appunto 18 giorni dopo, quando finalmente viene scoperta questa assenza di vigilanza, ci si accorge che non c'è più nulla, qualsiasi traccia che poteva essere dentro contenuta da un documento, un pizzino, a qualsiasi altra cosa era stata fatta sparire. Quindi il mistero è rimasto al di là della sentenza di assoluzione nei confronti di Mori Obinu. Quindi diciamo il valore simbolico di questa trasformazione da covo dei misteri a caserma dei carabinieri resta, è importantissimo, però non cancella sicuramente queste ombre che rimangono intatte come prima e per le quali tra l'altro nessuno ha pagato né pagherà. No, al momento no, perché di fatto nel processo appunto adesso che c'è in corso a Palermo d'appello di secondo grado per la mancata cattura di Provenzano,
in parte se ne parla ancora in questo, diciamo, questa mancata perquisizione, però la sentenza di assoluzione è diventata irrevocabile, cioè definitiva, perché non è stata appellata dalla procura, in quanto già il processo stesso aveva rappresentato tutte le difficoltà di ovviamente portare prove, cioè, tangibili. C'era solo la logica che portava appunto a far capire che il ROS, per una ragione di Stato, fra virgolette, aveva smesso di vigilare la villa e non aveva comunicato nulla alla procura di Palermo diretta da Giancarlo Caselli. Però ovviamente nel nostro sistema giudiziario servono riscontri, servono tutta questa serie di prove intrinseche che attestino alla logicità dell'accusa. In questo caso mancavano pentiti di Stato così forti da poter suffragare le prove, diciamo, la teoria della procura. Lorenzo, secondo te, se dovesse essere catturato un altro covo, potrebbe essere la possibilità di altri 20 giorni di buco anche in questa nuova situazione adesso? Oddio, se facciamo presente con nel 2006 con Provenzano, la prima cosa che hanno fatto ovviamente è stato perquisirlo da cima a fondo per evitare, immagino, il ripetersi di errori clamorosi come questo. Non lo so, Ugo, ti posso dire, è sempre un punto di domanda, cioè uno spera che nel momento che viene catturato un latitante immediatamente la casa che lo ha ospitato venga ripulita da cima a fondo. Si può solo, cioè, chiaro che gli investigatori adesso ancora di più eviteranno, secondo me, fraintendimenti, fra virgolette, perché dopo questa macchia indelebile della mancata acquisizione del covo di Rina c'è sempre un'attenzione mediatica forte. Quando viene catturato un latitante si dice subito: sì, ma dove era nascosto? Cosa avete fatto? Avete perquisito la casa? Subito i mezzi di informazione, tutti, diciamo, i media passano a affrontare questo secondo argomento, perché è rimasto nell'immaginario collettivo questo aspetto, diciamo, misterioso della mancata perquisizione. Ed è stata una grave mancanza, certo, perché non è stato possibile nemmeno rintracciare quel famoso pizzino che conteneva le richieste perché appunto fossero interrotte le stragi. Quindi l'argomento focale della trattativa che c'è stata all'epoca non è stato possibile recuperarlo, ma voglio dire, oggi come oggi, qualora dovesse accadere di nuovo, credo che la prima domanda che qualcuno si porrebbe sarebbe: questo arresto è frutto di quale nuova trattativa? Perché purtroppo il clima che si è venuto a creare, almeno quello percepisco io, è di una assoluta diffidenza, di un'assoluta incredulità, cioè siamo tutti molto molto disincantati, no? Per cui qualunque cosa accada è filtrata da questa forma di scetticismo che ormai è diventata parte del nostro vivere, del nostro modo di osservare. Anche perché, Lorenzo, la stessa storia del bomb jammer da concedere a Nino Di Matteo per la sua sicurezza è un'altra cosa che va avanti da 2 anni, che va bene, si può fare, no, non si può fare perché è pericoloso per la salute della collettività. Insomma, tante sono state le scuse portate a motivazione della mancata consegna del bomb jammer. Oggi c'è qualche novità? Ma guarda, ti devo dire che anche lì, se facciamo un piccolo passo indietro, è sicuramente un paese incivile quello che costringe un magistrato condannato a morte a dover quasi elemosinare la sicurezza attorno a sé. Se no, se io penso che sono state raccolte firme, sit-in, manifestazioni, tutti finalizzati a chiedere questo dispositivo antibomba capace di proteggere Di Matteo, e passato un anno di menzogne, perché io mi ricordo la conferenza stampa di più di un anno fa, quando io stesso chiesi al ministro Alfano perché se era in grado di dire che aveva messo a disposizione il jammer per Di Matteo, e lui disse sì, è stato reso disponibile, stiamo facendo dei test e a giorni, parola testuale, a giorni conosceremo i risultati. Ecco, più di un anno e mezzo. Ora, le ultime notizie ci dicono che il jammer è stato consegnato, ma ci sono dei punti di domanda che ancora non sono stati sciolti. E ovviamente potete immaginare un campo minato, perché c'è di mezzo un segreto militare attorno a questo dispositivo.
che comunque ricordiamoci nasce per le zone di guerra, quindi è stato trasformato per le zone urbane ed extraurbane, però comunque ci sono dei punti neri che non sono chiari. Visto che il ministro Alfano è famoso per dribblare le domande dirette e dare una sua versione edulcorata su questo argomento specifico, più che diciamo ipotizzare scenari se come viene usato, stiamo aspettando queste settimane, questi giorni, diciamo, per capire se effettivamente come è stato dato, come viene utilizzato. Però non possiamo ovviamente aspettare le risposte ufficiali dello stesso Alfano, perché ormai siamo abituati che su questo argomento specifico sa solo mentire, e questo è un dato di fatto. Quindi sappiamo appunto come sono uscite le notizie sui giornali che è stato dato, ma c'erano degli impedimenti, c'era qualcosa che non era chiaro. Quindi so che oggi è uscito anche un altro articolo dove lo stesso Salvatore Borsellino chiede, vuol saperne di più, e quindi sarà lui stesso che si farà promotore per capire. Adesso valuteremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per capire appunto se un'altra volta Alfano ha mentito o si è voluto, diciamo, fare vanto di questa cosa, quando invece non è effettivamente quello che ha detto. Oppure è certo che la speranza è che a Di Matteo finalmente sia stata garantita questa sicurezza, perché al momento è la forma di sicurezza più elevata, ovviamente. È l'unica che gli può garantire un minimo di libertà, perché chi viene condannato a morte, sì, dal capo dei capi, naturalmente vive poi lui e la sua famiglia in una condizione di costrizione, verrebbe da dire, di tutela massima, per cui anche il difficilissimo lavoro che porta avanti lui col pool tutto lì a Palermo risente gravemente di questa condizione. Ma vedi, è quello che dicevo prima, il problema, oltre che la sicurezza in sé, che è un problema reale, perché cioè, dopo una condanna a morte di capo di Cosa Nostra, un pentito che dice che il piano era pronto per essere attuato, quindi sono tante cose che convergono insieme, ma è proprio il fatto stesso, la strategia sottile del potere criminale, chiamiamolo così, è portare allo sfinimento di Matteo e i suoi colleghi. È la questione psicologica, certo. Esattamente, così almeno le indagini ne risentono. Di Matteo è costretto a occuparsi di ordinari processi per balconi abusivi, liti condominiali, cioè vi rendete conto, il magistrato più protetto d'Italia, che ha in mano l'inchiesta più delicata della fra Stato e mafia, che deve mollare, sottrarre tempo prezioso alle sue indagini per appunto occuparsi di balconi abusivi, liti condominiali, e in più avere questa spada di Damocle sulla sua sicurezza, impressionante, cioè umanamente è insostenibile. Questo andrebbe detto a tutti i suoi detrattori che si permettono anche di attaccarlo in maniera squallida, come è stato l'ultimo attacco del procuratore di Torino Spataro, che ha definito magistrati come Di Matteo queste Giovanne d'Arco che gridano all'isolamento, basta, non ne possiamo più di queste Giovanne, non ne possiamo più di questa raccolta firma per questi magistrati, che l'isolamento fa parte del lavoro del magistrato. Ma verrebbe a dire il procuratore, caro, ma lei si rende, lei ma è stato condannato a morte da un capo di Cosa Nostra, questo me lo equipara all'isolamento che vivono i magistrati normalmente? Cioè andrebbe minimo controreplicato, perché non sta né in cielo né in terra che un procuratore si permetta appunto di delegittimare di fatto un collega come Di Matteo, che definendolo appunto una Giovanna d'Arco che grida all'isolamento. Tutta questa gente, Antonella, voglio vedere se poi veramente dovesse succedere qualcosa, cosa farà? Si straccia le vesti? Non mi interessa nulla, perché comunque avremo perso tutti, chiunque, non varrà più niente riempire Palermo con 100, 200, 300 mila persone. Se dovesse succedere una nuova strage, siamo tutti colpevoli, soprattutto coloro che hanno fomentato questo clima. Ma mi domando che senso avrebbe dopo ricreare il clima delle nuove manifestazioni, cioè non avrebbe senso nulla, perché dopo 20 anni delle stragi, solo l'idea di dover rischiare una nuova strage, con tutto quello che abbiamo imparato in questi anni, i collaboratori di giustizia che sono usciti fuori, tutto quello che è emerso, e stiamo ricalcando lo stesso clima del 92, identico, con pochi magistrati sovraesposti, isolati dallo Stato, attaccati dalla magistratura, quindi proprio pronti su un piatto d'argento per essere ammazzati. Solo che nel 92
non c'erano tanti strumenti sia per l'opinione pubblica che per, diciamo, la parte sana dello Stato per poter contrastare. Adesso abbiamo tutto, abbiamo l'esperienza, è la cosa più importante per dire no, fermi, se questo clima porta all'isolamento, alla delegittimazione e all'omicidio, stoppiamolo. Quindi per quello nessuno sarà esente da responsabilità, soprattutto le alte cariche dello Stato, le gerarchie della magistratura, il giornalismo, quello più famoso, che in questo momento è stato o silente o attaccato pesantemente il processo. Capisci? Sono tanti, è come una scacchiera, e sono tante proprio pedine pronte per ricreare il clima del 92. Certo, oggi le responsabilità sarebbero molto più pesanti e molto più condivise di allora. Il problema è che il nostro paese è molto bravo a commemorare, ma ha una pessima memoria. In fatto di ricordo lascia davvero molto a desiderare. Sì. Assolutamente sì, guarda. Sì, sì. Volevo dire, Lorenzo, di fronte a questa materia mi verrebbe voglia di chiedere dov'è l'antimateria, perché è possibile che si crei una punta di un iceberg, sperando che poi ci sia l'iceberg dietro, e magari impedire che altri pezzi di ghiaccio vengano coinvolti in questa battaglia. Credo che sia stata fatta d'arte quella di esporre poche persone, e ad arte che il resto non si compatti, perché credo che all'interno di una stessa struttura, qualunque essa sia, nel momento in cui c'è uno di loro che viene attaccato, di solito il resto fa squadra. Qui invece non avviene, al di là dell'indipendenza e dell'autonomia che ognuno di noi ha, e soprattutto loro, però tutti quanti noi, uomini qualunque, cittadini dello Stato, ci aspettiamo di vedere una solidarietà attorno al magistrato e soprattutto una più giusta ed equa distribuzione, anche per distrarre le attenzioni da loro. Questa esperienza, anche l'esperienza, diciamo, del passato, ci ha insegnato a vedere le cose in questo modo. Non siamo più tanto ingenui. Sì, sai la cosa che è più triste, Ugo, che noi abbiamo un'antimafia che è completamente frastagliata e soprattutto divisa, proprio è un sistema che ha disgregato le forze positive. Queste forze positive si sono lasciate disgregare e non si sono rese conto che così hanno fatto il gioco del potere. Quindi noi ci troviamo adesso che dobbiamo difendere Di Matteo, però ci sono frange di un'antimafia che magari è più istituzionalizzata e quindi non attaccherebbe mai, che ne so, le dichiarazioni folli della politica contro Di Matteo, o lo stesso CSM, frange di un'antimafia appunto moderata, che preferisce parlare degli eroi morti e non sta vicino a quelli vivi. Quindi è molto molto, diciamo, difficile e compattare una forza sana del paese attorno a un caso come quello del processo a trattativa e del PM Di Matteo. E questa è una grande sconfitta, perché fino a quando noi avremo questa, diciamo, antimafia divisa, soprattutto moderata o silente, che non si scaglia, che non grida, che non si indigna, che non protesta, che non scende in piazza accanto a Di Matteo, questa assenza sarà una falla nel sistema di protezione dello stesso Di Matteo. Quindi è questa la cosa grave che dovrebbe capire velocissimamente il mondo dell'antimafia, della parte sana di questo paese: subito di unirsi, fare corpo unico, perché il sistema criminale è bello che compatto e sa benissimo qual è l'obiettivo: eliminare Di Matteo e distruggere il processo. Quindi c'è molto chiaro, ce l'ha chiarissimo, dovrebbe fare altrettanto la parte sana del paese. Speriamo che questo possa avvenire quanto prima, perché temo che non ci sia molto tempo di fronte a noi. Guarda, la questione del tempo veramente sembra una corsa contro il tempo, si potrebbe dire, perché sì. se Borsellino, quando le ultime settimane, diceva a tutti i suoi amici devo fare in fretta, Noi percepiamo anche dallo stesso Di Matteo e dal resto dei suoi colleghi questa fretta, perché si rendono conto che ogni giorno che perdono, magari sotto gli attacchi della magistratura, dell'avvocatura, tutti quelli che cercano di bloccare le indagini del processo, è un giorno perso per questa ricerca della verità. E quindi si rendono conto che
si rischia poi con tutto quello che ne consegue dalla prescrizione fino alla cosa peggiore, che è quando viene a mancare un magistrato, ovviamente il processo è azzoppato, perché ricordiamoci che Di Matteo è la memoria storica del processo. Poi c'è Roberto Tartaglia, che è un giovane magistrato bravissimo, che sta veramente recuperando il tempo perduto, perché non è tantissimo che si è aggiunto al pool, e quindi sta, ed è uno dei più bravi collaboratori. Poi c'è Francesco Del Bene, altrettanto bravo, Vittorio Teresi, il procuratore aggiunto, ma sono quattro contro un sistema che gli butta contro il fior fior dell'avvocatura e il fior fior del giornalismo, che ogni giorno se ne sveglia uno e attacca il processo, gli intellettuali, i giuristi, vedi alla voce Fiandaca, cioè è un continuo. Lo sport nazionale è attaccare Di Matteo il processo, in mezzo a un'opinione pubblica che molto spesso è assente del tutto. Bene, Lorenzo, noi sappiamo che dobbiamo salutarci adesso, purtroppo il tempo è passato. È sempre molto bello parlare con te, anche perché ci rendi partecipi di una realtà, quella che vivi tu con i tuoi colleghi, che ci riguarda da vicino, ma che percepiamo ancora troppo poco in questo paese. Dovremmo imparare a comprenderlo di più, a seguirlo di più, perché tutto sommato si parla del futuro della nostra vita, della nostra società, dei nostri figli, per cui è qualcosa che ci riguarda talmente tanto da vicino, ed è sconvolgente che ci sia tanta indifferenza e tanto poco interesse. Noi ti ringraziamo, Lorenzo. Ringrazio voi, perché comunque trasmissioni come la vostra o tutto quello che serve a mantenere viva l'attenzione, secondo me ha una funzione importantissima. Noi a volte pensiamo che siamo troppo piccoli per contrastare un sistema criminale, però secondo me dobbiamo pensare che siamo dei granellini di sabbia che possono far incastrare un ingranaggio. Se noi ci rendiamo conto del valore che ha la nostra opposizione, la nostra ribellione, la nostra presa di coscienza attraverso uno studio, perché io sono il primo a dire che non possiamo fare una resistenza solo emotiva, purtroppo, certo. Quella lotta alla mafia deve essere fatta anche, diciamo, da un punto di vista pragmatico, attraverso uno studio, attraverso la consapevolezza di cosa è stata la trattativa, quali sono gli atti processuali da capire, perché Di Matteo sta cercando la verità in quella direzione. Ecco, tutto questo ognuno di noi può farlo nel proprio piccolo, nessuno è chiaro è chiamato ad essere ad assumere un ruolo che non gli appartiene, però nel proprio piccolo, se ognuno di noi si ribella a questo sistema criminale, diventa un granellino che veramente può far inceppare l'ingranaggio di morte che vuol portare appunto alla strage e a bloccare un processo. Quindi se noi siamo consapevoli che per quanto piccoli possiamo essere quei granellini, possiamo veramente essere qualcosa di, che può bloccare questo aspetto, e quindi più siamo coscienti di questo e più possiamo aiutare il lavoro grandissimo che sta facendo Di Matteo e i suoi colleghi. Certo, e magari possiamo aiutare anche tutti gli altri ad avere meno paura di esporsi e meno paura di capire qual è la verità, dove sta e qual è il percorso da seguire. Quindi assolutamente sì. L'augurio è che fra non molto ci possa arrivare notizia che i carabinieri abbiano occupato sedi politiche corrotte anche. Sicuramente. Grazie Lorenzo. Grazie del lavoro. Attraverso te ringraziamo tutta la redazione di Antimafia 2000 e vi salutiamo caramente. Grazie. Grazie Antonella, grazie Ugo. Ciao, grazie Lorenzo. A tutti, grazie. Ciao. Lorenzo. Ciao Massimo, grazie. Ciao Rosario. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Grazie. Allora, dunque, facciamo una breve carrellata su quelli che sono i titoli più importanti pubblicati da Antimafia 2000. Ricordo a chi volesse visitare il sito www.antimafia2000.com, Antimafia 2000 scritto tutto in lettere minuscole. Ricordiamo che è stato pubblicato il libro di Nino Di Matteo, Collusi, quando è lo Stato a cercare la mafia. Sul sito di Antimafia 2000 troverete le foto e il video della presentazione del libro, e con la presenza naturalmente dell'autore. Di seguito troviamo Processo Borsellino Quater, udienza del 13 maggio 2015. L'udienza è terminata ed è stata rinviata domani alle 9:30 con l'esame
e il controesame conseguente. Poi abbiamo ancora: non vogliamo che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo riposino in pace, di Saverio Lodato. Dimenticavo di dire che il servizio con foto e video della presentazione del libro di Nino Di Matteo è a cura di Miriam Cuccu. Peppino impastato, l'ultimo atto di Salvo Vitale. Questi sono i titoli in evidenza sul sito di Antimafia 2000. Presentazione Oro Bianco, Gratteri, problema droga, è solo una questione politica, e via discorrendo tutta un'altra serie di mafia news e di articoli che vi consigliamo di leggere per comprendere a che punto di corruzione e collusione siamo in questo paese. Ora io chiedo a Massimo Bonella se ci sono news dell'ultimo momento. Sì, Antonella, ti confermo. Ecco, se mi dai l'ok, io inizierei subito. Prego, prego. Dunque, 22:51, ricordo che siamo sempre in diretta con la trasmissione Osservatorio Antimafia. Ecco, ho voluto ricordare questo per un attimino correggere l'errore che avevo fatto in testa al programma. Avevo detto spazio aperto, invece adesso è siamo nell'Osservatorio Antimafia, con una bellissima trasmissione molto importante, altresì interessante, di approfondimento. E dunque vi do subito qui dalla redazione di Venezia le ultime notizie. Ce n'è una dall'estero, dalla Corea del Nord. Dunque, continuano in Corea del Nord le purghe, tra virgolette, ordinate da Kim Jong-un, salito al potere dopo la morte di suo padre nel 2011. Il ministro della difesa è stato giustiziato per infedeltà e irriverenza nei confronti del giovane dittatore. Praticamente avrebbe sonnecchiato durante una parata militare, secondo fonti dell'intelligence. L'esecuzione è avvenuta il 30 aprile. Ecco, pensate un po' a che punti siamo arrivati in quel paese. Andiamo avanti, dunque torniamo in Italia. Un 17enne è stato arrestato dalla polizia di Cosenza con l'accusa di aver ucciso il 1 aprile scorso la madre 53enne, insegnante di musica, che aveva adottato lui e il fratello di qualche anno più grande. In un primo momento la morte era stata attribuita ad un incidente, ma dalle indagini è emerso che la donna è stata prima strangolata e poi scaraventata dalle scale. Dopo l'omicidio, per sviare le indagini, il ragazzo si era fatto tatuare la frase, che adesso vi riporto, tra virgolette: nemmeno la morte ci potrà separare, ti amo mamma, chiuse virgolette. I continui rimproveri della madre sarebbero all'origine del crimine. Vediamo, dopo queste notizie abbastanza agghiaccianti, vediamo se ci sono delle ultimissime ore. C'è una notizia di sport: la Champions, Juve in finale 1-1 a Madrid. Ed è tutto dalla redazione di Venezia. Restituisco la linea a Bari. Antonella Intrano e il dottor Ugo Lombardi, prego. Prima di chiudere è opportuno segnalare ancora qualche titolo di Antimafia 2000. L'attentato a firma di Giorgio Bongiovanni, il direttore, e di Lorenzo Baldo, il vice direttore della testata, che abbiamo appena avuto il piacere di avere con noi. E di seguito l'accendino di Giovanni Falcone, sempre a firma di Giorgio Bongiovanni, cerimonia e commemorazione a 25 anni della strage di Capaci, che ricorrerà appunto il 23 maggio. Ancora Matteo Renzi è una lepre di Pezza, il PD è un cane morto, di Saverio Lodato, altro editorialista di Antimafia 2000. E tra le mafie news segnaliamo 'Ndrangheta, nuova intimidazione alla cooperativa Libera, nel mirino delle cosche 100 piante di ulivo in un terreno confiscato. Processo contro Giacalone, i familiari del boss chiedono 50.000 euro. Una rete per agevolare la raticanza di Dell'Utri, di Guido Ruotolo, nello spazio dedicato alle opinioni e alla società.
e la battaglia per essere liberi, perché i giornalisti devono essere attivisti nello spazio Opinioni Attualità a cura di Arianna Ciccone. Corruzione, l'amaro primato italiano di Nicola Tranfaglia, nello spazio sempre Opinioni, riservato alla politica. E sono articoli che vi consigliamo di leggere, perché abbiamo bisogno di acquisire sempre più consapevolezza. Antimafia 2000 è la testata online che si occupa di questo da sempre e solo di questo, con un lavoro di volontariato sostanzialmente da parte dei redattori. Bene, se non ci sono ultime notizie, credo che possiamo salutare i nostri ascoltatori. E, salutiamo Rosario Moreno e lo ringraziamo per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario, buonanotte. Grazie, ciao, buonanotte a tutti quanti, un caro saluto. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net. Ciao Massimo, ciao Massimo, riposati. Sì, no, non posso riposarmi perché tra pochi minuti passo in televisione sul terrestre. Alle 23.05, giusto? Bravissima, su Video Telecarnia, quindi tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando dal nord-est d'Italia, inclusa anche diciamo la parte di là dell'Adriatico, Istria e parte della Croazia, possono sintonizzarsi sulla frequenza 690 di Video Telecarnia, che inizierà tra pochi minuti Pianeta Oggi, report del nostro settimanale. In questo momento c'è in onda ancora il telegiornale di Video Telecarnia, quindi tra pochi minuti ci saremo noi da Pianeta Oggi. Grazie a te Antonella Intranò, grazie a Ugo Lombardi, e niente, a voi invece vi auguro veramente buon riposo adesso. Voi avete finito, io invece ancora no. Va bene Massimo, consolati. Cominceremo molto presto anche noi domani mattina, quindi non c'è problema. Ringraziamo tutti gli ascoltatori naturalmente, ricordiamo sempre che potete fare le vostre segnalazioni su Saiuz Web Network, nello spazio riservato alle chat. Promesso che quanto prima ci saranno le pagine Facebook di queste trasmissioni. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 22 su Saiuz Web Network con Osservatorio Antimafia. Grazie e buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte da Venezia. Ciao Rosario. Ciao.